regioni e da lì a cascata sono arrivati i comuni, gli enti locali in generale, le province, perché appunto la regione è uno snodo, è un fattore di prossimità molto importante che ci ha consentito di avvicinare più facilmente anche i comuni. Quindi ad oggi noi supportiamo, nel rapporto troverete questo numero, 2.400 comuni supportati, in realtà siamo a metà del 2020, oramai sono di più, e sono enti locali con i quali abbiamo avviato un percorso di assistenza per aiutarli ad accedere ai nostri incentivi, ma poi anche a diventare un moltiplicatore per i cittadini di sostenibilità, aiutando i cittadini a fare altrettanto a casa loro, sulle loro case. E naturalmente tra l'altro questo lavoro con il territorio ci ha riportato al centro, perché proprio grazie alla collaborazione con le regioni, che hanno, diciamo, il polso appunto delle necessità del territorio, siamo risaliti sui livelli amministrativi centrali. Quindi, per esempio, abbiamo attivato una collaborazione che mi fa piacere quest'anno ricordare con il MIUR, con cui non solo abbiamo contribuito a finanziare un piano di investimenti per la riqualificazione e la messa in sicurezza sismica di moltissime scuole su tutto il territorio nazionale, ma adesso stiamo insieme anche educando alla sostenibilità le giovani generazioni, che naturalmente sono e saranno, dovranno essere il motore di questo cambiamento, saranno le gambe di questo cambiamento nel tempo. Io su questo vorrei approfittare per ringraziare tutti i soggetti, tutte le persone, tutti i funzionari di tutte le amministrazioni con le quali abbiamo lavorato, e senza la cui collaborazione sicuramente oggi non avremmo potuto conseguire questi risultati, quelli che vi sono stati raccontati. Spero l'anno prossimo di essere qui a raccontarvi di altre cose, di aree interne, di sanità. Perché il nostro obiettivo per l'appunto è non lasciare indietro nessuno, arrivare su tutti i territori, a tutti i comuni, a tutte le province, a tutti gli enti, in modo da poter contribuire alla crescita sostenibile del paese, che vuol dire appunto investimenti qualitativamente migliori, investimenti pubblici che significano far lavorare le imprese, lavoro. In questo momento, forse come in pochi altri della nostra storia, ci rendiamo tutti conto, credo, di quanto sia importante. Grazie, dottoressa Pancaldi. Mi piacevano due cose che lei diceva. Mi piaceva moltissimo l'immagine delle giovani generazioni come gambe del cambiamento e in questo cambiamento, lo stiamo raccontando stamattina, il gestore dei servizi energetici sta, come dire, inserendo e apportando un contributo molto significativo. Ma mi piaceva anche il riferimento che faceva lei in conclusione e che mi consente di, diciamo, di passare, insomma, la palla all'ingegner Cristina Vaiani della necessità, diciamo, di, interagire, insomma, e rafforzare anche il rapporto con le imprese che sicuramente attraversano, insomma, una fase estremamente critica come tutti noi, insomma, in questo momento così impattato dall'epidemia da Covid-19. Però con l'ingegner Vaiani, insomma, riportiamo l'attenzione sull'interazione tra il GSE e le imprese, perché anche su quest'asse il rapporto è cambiato, si è rafforzato, si è potenziato, sempre, diciamo, nell'ottica del gestore dei servizi energetici di svolgere questo ruolo estremamente propulsivo rispetto alle politiche energetiche, insomma, e agli obiettivi che il sistema complessivo, insomma, deve raggiungere. Buongiorno Celestina, buongiorno a tutti. Sì, oggi siamo qui a raccontare un cambio di prospettiva strategico che stiamo veramente mettendo in campo da un paio d'anni, un cambio che abbiamo ritenuto necessario per affrontare la sfida degli obiettivi di sostenibilità al 2030. Siamo uno degli attori principali della transizione energetica di questo paese, per essere una figura di riferimento autorevole per i nostri stakeholder nel loro percorso di sostenibilità. Non dobbiamo più solo guardare l'accezione green di questo percorso, ma anche alla sua dimensione sociale ed economica. La sostenibilità è ormai un criterio imprescindibile nella scelta degli investimenti. Il GSE ha risorse, ha visione e ha know-how per fare sistema e possiamo essere uno strumento di trasformazione. Siamo partiti da qui, piantando un primo seme, come vi raccontava la dottoressa Pancaldi e come vi raccontavano i miei colleghi che mi hanno preceduto. Un nuovo paradigma fatto di prossimità,
fatto di presenza sul territorio attraverso un lavoro di squadra costante e capillare con tutti i soggetti che rappresentano il territorio, di attivazione di collaborazioni, di coinvolgimento e attenzione a tutti i bisogni degli utenti, pubblica amministrazione, cittadini, come diceva la collega Liberali, le imprese, di sinergia per accrescere le competenze e costruire insieme un nuovo modello di business innovativo e sostenibile. La nostra azione sul territorio, attraverso lo sviluppo di servizi per il territorio, vede il GSE impegnato in maniera trasversale, non solo più solo al fianco della pubblica amministrazione e dei suoi cittadini, ma anche del tessuto imprenditoriale, che è fulcro importante delle comunità che supportiamo. Penso alle piccole e medie imprese che rappresentano più del 90% delle aziende italiane, penso agli operatori del settore energetico, ma non solo a loro vogliamo rivolgerci, le imprese che operano per la pubblica amministrazione, i grandi consumatori di energia che possono essere protagonisti dell'autoconsumo, le grandi aziende produttive o del settore residenziale, terziario e dei trasporti, protagonisti del Piano Nazionale Energia e Clima, che possono essere tutte queste aziende tanto protagoniste, ma al contempo anche beneficiarie della trasformazione energetica. Le supportiamo con un'assistenza individuale dedicata, perché affiancarle nelle loro scelte ci permette, di far loro cogliere il valore e le opportunità di un cambiamento indirizzato alla sostenibilità, con un'attenzione anche al loro impatto sulla società. Siamo infatti convinti che operare in modo sostenibile per un'azienda non significhi solo, gestire in modo efficiente e strategico le risorse a disposizione, ma soprattutto promuovere lo sviluppo del contesto in cui si opera. In questo modo si genera valore per l'impresa, ma si ha anche la possibilità di contribuire alla crescita, al miglioramento e allo sviluppo socio-economico della comunità in cui l'azienda opera. Questo per noi significa contribuire alla creazione di un modello di sviluppo sostenibile con ricadute positive su tutto il territorio. Per questo che il percorso che abbiamo intrapreso negli ultimi mesi ha dunque l'obiettivo ambizioso, ma secondo noi necessario, di costruire con le aziende del nostro paese una partnership per lo sviluppo sostenibile. La interrompo, ingegnere, perché volevo capire un pochino meglio, concretamente poi come questo nuovo modo di stare sul territorio è stato poi declinato rispetto alle imprese, cioè che cosa vi ha portato in termini di scelte, di strategie. Dunque, non vogliamo insegnare alle imprese come fare il loro mestiere, non è il nostro compito, non è la nostra mission, ma possiamo e vogliamo affiancarle, supportarle per amplificare le loro potenzialità di azione, indirizzare a crescere le loro competenze. E questo lo facciamo con una strategia che prevede innanzitutto di mettere a fattor comune l'esperienza maturata in tutti questi anni nella gestione operativa dei numerosi meccanismi incentivanti. E gli strumenti che abbiamo a disposizione, ad esempio i nostri servizi specialistici in campo energetico, non necessariamente di tipo economico, servizi abilitanti e innovativi che possono stimolare l'attivazione di nuove filiere produttive del nostro paese, penso per esempio al biometano, la pianificazione di nuovi investimenti ed essere anche utili ad affrontare lo sviluppo di progetti sia nell'ambito dell'efficienza energetica che della generazione da fonti rinnovabili e della mobilità. Ma vogliamo anche stimolare l'emulazione, far emergere e trasferire le migliori pratiche nell'ambito dello sviluppo sostenibile con la finalità di fare innanzitutto sistema, raccontare il buon esempio che traina e che può indirizzare le aziende che ancora non si sono attivate. In ultimo, ma non meno importante, supportare le imprese nell'identificazione degli SDGs, coerenti con la propria mission e con il proprio business, su cui poter concentrare il proprio impegno. Tutto questo lo stiamo facendo innanzitutto mettendoci in ascolto attivo sia delle imprese che delle molteplici associazioni di categoria che sono portavoce delle questioni di interesse sistemico, perché è fondamentale in questo gioco di squadra far emergere le esigenze e le specifiche priorità, individuare le barriere autorizzative, regolatorie, finanziarie su cui lavorare insieme, mobilitare risorse e coordinare i diversi strumenti di sostegno pubblico esistenti, tra cui anche quelli gestiti dal GSE. In quest'ultimo anno abbiamo organizzato decine di incontri, di tavoli di confronto, concertazione, soprattutto con le associazioni di categorie,
che hanno portato con un dialogo aperto e costruttivo alla risoluzione di diverse problematiche, in alcuni casi bloccanti per lo sviluppo di progetti, alla pubblicazione di knowledge pubblica, che quindi ormai è patrimonio per tutti, diversi documenti tecnici a supporto delle attività dei professionisti e degli operatori del settore, anche ad avviare nuove iniziative con alcune partecipate pubbliche, grandi imprese. Stiamo attivando in questo ultimo periodo, per esempio, progetti per la sperimentazione di modelli di mobilità dell'ultimo miglio. Abbiamo formato più di 2.000 tecnici e professionisti del settore. Lo facciamo anche e soprattutto, però, provando a tradurre ogni giorno la complessità in semplicità, partendo in primis dalla semplificazione. Ove possibile, vorremmo, ci siamo dati il grande obiettivo di rendere fruibili e quanto più possibilmente accessibili con facilità i nostri processi amministrativi e gli strumenti a disposizione degli utenti. Questo ovviamente non può prescindere, come diceva anche la collega Pancaldi, dall'individuazione di partner istituzionali, Cassa Depositi e Prestiti, piuttosto le regioni, le partecipate pubbliche condividono con noi l'obiettivo di accelerare la crescita economica e la transizione energetica e di tutti quei soggetti moltiplicatori che gravitano anche intorno alle aziende, con i quali fare sinergia in un modello di rete di governance che permetta di coordinarci e collaborare con il duplice effetto di potenziare tanto l'effetto della nostra assistenza e di raggiungere con un'azione corale più veloce gli obiettivi del Piano Nazionale Energia e Clima che abbiamo citato questa mattina. Quindi, quello che io e i miei colleghi vi abbiamo raccontato oggi è il racconto di una parte del percorso su cui il GSE si è avviato, un percorso lungo, un percorso ambizioso, nel quale però crediamo veramente fortemente. Un percorso fatto necessariamente di tappe, di possibili evoluzioni, perché siamo in un contesto fortemente dinamico e in continua evoluzione, i cui risultati non possono essere sempre immediati, per questo parliamo di semi, ma che rappresenta l'impegno concreto che il GSE si è voluto prendere con le imprese, ma soprattutto nei confronti del Paese per lo sviluppo sostenibile. Grazie, grazie Grazie ingegnere. a lei. Riprendo la parola perché c'era un passaggio, insomma, che mi colpiva nel suo discorso. Quando lei diceva che il GSE può essere uno strumento di trasformazione, io direi che il GSE è sicuramente uno strumento di trasformazione. Le vostre esperienze, i vostri racconti stamattina lo stanno assolutamente testimoniando, ma siccome noi da bravi giornalisti vogliamo anche, come dire, sentire altre fonti per essere sicuri, insomma, che la notizia sia verificata e attendibile, lo facciamo adesso in questa seconda parte. Insomma, ci stiamo avviando velocemente verso le conclusioni. Tra l'altro mi scrivono i bravi colleghi dell'ufficio stampa del GSE che le domande che state, insomma, ponendo sulla chat sono tanti, i dubbi, insomma, le curiosità. Però dicevo, per costruire, per insomma, dire, documentare questa capacità del GSE di essere veramente uno strumento di trasformazione, abbiamo chiesto a tre insigni rappresentanti che lavorano, insomma, sul territorio, che lavorano, insomma, al servizio di questo paese, di raccontarci la loro esperienza. E quindi adesso vi lascio con insomma, lungo contributo video, insomma, una decina di minuti, quindi portate pazienza, ma insomma è veramente molto interessante. Io li ho già visti in anteprima, insomma, questi contributi. Aprirà diciamo, la rassegna Federica Fratoni, che è l'assessore all'ambiente e alla difesa del suolo della Regione Toscana, a seguire Fabrizio Barca, che è il coordinatore del Forum Disuguaglianze e Diversità, e a chiudere Enrico Giovannini, portavoce dell'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, ma che, come sappiamo tutti, è entrato anche nella task force governativa per l'epidemia da Covid-19. Quindi chiederei alla regia di mandare questo contributo. Grazie. Buongiorno a tutti e grazie per l'opportunità che mi viene concessa di portare un contributo come Regione Toscana in questa importante giornata di riflessione. Il tema dell'efficientamento energetico sicuramente costituirà uno degli assi portanti di questa fase di ripresa che ci auguriamo inizi il prima possibile, che ci consenta di archiviare l'emergenza che abbiamo attraversato, che stiamo attraversando ormai da qualche mese e che ci proietti in una dimensione di ricostruzione nella quale certamente il tema della sostenibilità
sostenibilità non può che essere centrale. Come Regione Toscana abbiamo lavorato molto in questi anni indirizzando buona parte delle risorse del PORFESR sul tema dell'efficientamento energetico. In particolare abbiamo compiuto anche un'evoluzione delle politiche intraprese in questo senso, perché fino a novembre 2016 queste erano dirottate unicamente per le imprese, quindi per i siti produttivi privati. Da quella data in poi sono state impiegate in maniera massiccia anche per gli edifici pubblici, scuole, uffici comunali, palestre, impianti sportivi, ma anche aziende ospedaliere che hanno proposto progetti di grande interesse. Questo ovviamente nell'ottica di ridurre l'impatto delle emissioni di CO2, contribuire alla lotta al cambiamento climatico e sicuramente operare una transizione energetica verso una regione a bassa emissione di carbonio di qui al 2050, come quella che stiamo cercando di costruire. 295 progetti registrati su un bando dedicato agli enti pubblici, un finanziamento complessivo di oltre 53 milioni, faremo un ultimo step anche in questa parte finale di mandato finanziando ulteriori progetti, certamente un contributo importante che è arrivato anche grazie alla collaborazione fondamentale con il GSE, potendo cumulare le misure del POR con quelle del conto termico e soprattutto potendo ottimizzare anche una campagna di informazione presso vari soggetti pubblici e privati per poter appunto creare le ricadute più importanti sulle progettualità disponibili. Mi auguro, ma ne sono certa, che questa collaborazione procederà anche nell'immediato futuro, già con la prossima programmazione comunitaria, che questa collaborazione importante con il GSE potrà produrre ulteriori risultati anche per questa fase che ci auguriamo possa partire il prima possibile con il contributo di tutti. Grazie. È davvero un piacere partecipare a questo momento di presentazione del bilancio del 2019. Le imprese pubbliche italiane rappresentano dei punti di riferimento del paese, dove c'è intelligenza, competenza, un accumulo di conoscenze che può essere fondamentale in qualunque momento, ma ancora di più ora. E consiglio a chiunque mi ascolti e non l'abbia già fatto di andare a leggerla, questa breve relazione, la sua sintesi. Troverà un modo anche inusuale di rivolgersi alle persone, che è legato al mestiere che fa il gestore dei servizi energetici. Conseguire i suoi due grandi obiettivi di efficientamento energetico e di spostamento verso l'energia rinnovabile, pensando agli utenti, cittadini, le imprese, ma anche le pubbliche amministrazioni. E quello che colpisce sono i numeri, i dati, i fatti, la sensazione che si parli di qualità della vita, e per il Forum di Disuguaglianza e Diversità che io coordino, che si occupa di giustizia sociale e ambientale, evidentemente sono buone notizie. Sono buone notizie nella funzione di cui, nei risultati che riguardano l'ambiente, che sicuramente il mio amico Enrico Giovannini, che pure sarà con noi, potrà sottolineare. A me interessa sottolineare il metodo. Cosa colpisce guardando l'attività del gestore? Colpisce che, accanto ovviamente alla funzione fondamentale, che è quella di verificare se esistano i requisiti perché si possano utilizzare parte di tutti noi gli incentivi all'utilizzo delle energie rinnovabili, di fornire le informazioni necessarie per capire quanta energia verrà dalle fonti rinnovabili e, come dire, regolarne l'emissione nella rete, c'è una funzione di accompagnamento, di assistenza, che è a me molto cara. Perché cara? Perché ognuno di noi può avere tante opportunità, ma se non viene aiutato a utilizzarle, se non ha le competenze, se non ha le informazioni per sapere che può fare, che può installare in una propria casa un metodo di autoconsumo, che un intero borgo può fare un progetto all'interno delle aree interne del paese, quella cosa non succederà. O se non sei in grado di farla bene, perché sei un amministratore pubblico che non ha le competenze, la disegnerai male e in maniera inappropriata. E allora quello che a me colpisce... vi lascio due numeri che mi hanno colpito. A me colpiscono i 24.000 enti pubblici accompagnati. A me colpiscono le 2.500 soggetti della pubblica amministrazione formati, magari ne vorrei vedere anche il doppio. A me colpiscono i 580.000 contatti avuti attraverso il nuovo portale che consente, che dietro al quale ci sono 580.000 persone. Ne vorrei vedere 1,5 milioni, ne vorrei vedere più dal sud Italia, ma intanto capisco
che abbiamo qui un ponte fra una competenza tecnica di livello elevata e noi cittadini, o gli amministratori pubblici che devono, come dire, curare gli interessi dei cittadini. Per non parlare della scuola, perché ho visto che ci sono anche, c'è una parte di attività significativa che riguarda il mondo scolastico, trasferire informazione affinché i servizi possano essere usati, che le opportunità possano essere usate. È una caratteristica che spesso non hanno le amministrazioni pubbliche italiane, e questa non è un'amministrazione pubblica, non a caso è un ente pubblico che ci ricorda che gli enti pubblici nella storia del nostro paese sono stati il modo attraverso il quale, nei momenti di difficoltà, nel dopoguerra e adesso, all'indomani o ancora durante la gravissima crisi del Covid-19, possono rappresentare una fonte di conoscenza, ma anche un accompagnamento di noi cittadini e certezza. Perché dico questa cosa e chiudo? Perché viene da noi che abbiamo vissuto questa esperienza, una domanda di servizi fondamentali. Tra questi servizi fondamentali c'è anche quello di essere energeticamente autonomi. Abbiamo capito e saremo più attenti di quanto non fossimo in passato alla salute di comunità, all'energia che sia garantita dalla comunità, ai prodotti alimentari che vengono dalla comunità. E quindi esiste una molla, una spinta forte che può andare verso la combinazione di maggiore giustizia sociale, minori prezzi e minore impatto ambientale. Una sola cosa, un solo augurio, che questa potenza di fuoco, che questo gran lavoro di tutte le squadre che lavorano al GSE possa riversarsi anche ancora di più, come avevamo cominciato a fare, nelle aree interne del paese. So e mi auguro che ci sia un rapporto sempre più stretto fra il Ministro della Coesione Territoriale e il GSE, e mi auguro che nell'ambito di un rilancio forte di missioni strategiche chiare ed evidenti, come quelle che ha il GSE, a tutto l'insieme delle imprese pubbliche, possa venire una maggiore ancora capacità di utilizzare il potenziale che oggi, di cui oggi ci avete raccontato, i risultati. Grazie. Buongiorno a tutti, grazie dell'opportunità, ancorché attraverso un video registrato, di intervenire a questo importante momento di riflessione per il GSE. Una riflessione non solo su ciò che il GSE ha compiuto, ma soprattutto su quello che deve compiere ancora. Perché la trasformazione ecologica del nostro sistema produttivo è lungi dall'essere completata, anzi, rischia di essere bloccata da questa crisi da coronavirus. Eppure le persone si stanno rendendo conto che bisogna andare sempre più in questa direzione. Anche i sondaggi che sono stati fatti recentemente mostrano una sensibilità maggiore delle persone proprio nel tempo del coronavirus. Sappiamo anche che tante imprese vorrebbero andare in questa direzione, ma sono spaventate dalla complessità, dai costi, e in un momento come questo in cui la carenza di liquidità e un business crollato ai minimi termini limitano le risorse disponibili per le imprese, il rischio è che tante imprese metteranno da parte questi programmi. Ed è qui dove bisogna fare da un lato un'operazione culturale per far capire a tutti i soggetti economici che scegliere per lo sviluppo sostenibile è conveniente non solo sul piano ambientale ma anche sul piano economico. Non a caso i dati Istat hanno mostrato che le imprese che vanno verso la sostenibilità, sia ambientale che sociale, hanno guadagni di produttività importanti, ma poi anche le politiche devono essere orientate in questa direzione. La buona notizia è che l'Europa ha già indicato l'intenzione di rafforzare il proprio impegno in questo senso anche con il cosiddetto Recovery Fund, che dovrebbe finanziare proprio nell'ottica del Green New Deal e della digitalizzazione, la ripresa economica. E ci sono soggetti come la Banca Europea degli Investimenti che hanno già deciso di non finanziare più progetti basati sull'energia fossile e la Cassa Depositi e Prestiti che ha lo sviluppo sostenibile ormai nel suo mandato. Insomma, le premesse ci sono, ma servono anche scelte politiche chiare che vanno sostenute sul piano della comunicazione e della coerenza nel tempo. Forse da questa crisi, ma questo richiede il nostro impegno, uscirà un sistema produttivo e sociale italiano più resiliente, più sostenibile e più equo, come dice il programma di rilancio dell'Unione Europea, presentato dalla Commissione Europea, ma non possiamo non solo perdere un minuto, ma neanche sprecare un solo euro
di quelli che abbiamo. Tutto va orientato in questa direzione ed è sulla base delle scelte politiche delle prossime settimane, dei prossimi mesi, che si giocherà il ritorno dell'Italia su un sentiero di sviluppo sostenibile molto migliore di quello in cui eravamo solo 3 mesi fa. Grazie e buon lavoro. Lo diceva molto bene Fabrizio Barca, in momenti storici complicati che questo paese ha vissuto e sicuramente quello che stiamo vivendo tutti attualmente è estremamente delicato ed estremamente complesso, società, enti pubblici, in realtà come il gestore dei servizi energetici hanno saputo dimostrare di essere fonte di conoscenza, ma anche e soprattutto uno strumento di accompagnamento per i cittadini, per le imprese, per la pubblica amministrazione nei momenti di incertezza. E quindi con questa riflessione, con questa suggestione ci avviamo a chiudere insomma questo appuntamento mattutino, insomma, che speriamo vi abbia offerto riflessioni interessanti. E prima di passare la parola all'ingegner Roberto Moneta, che è l'amministratore delegato del gestore dei servizi energetici, volevo concedermi una divagazione calcistica. Mi scuserà Moneta, che è un romano e forse non condividerà la mia passione per il calcio, ma insomma, dopo il racconto che abbiamo fatto stamattina, le esperienze dei vari esperti del gestore dei servizi energetici, diciamo che Moneta è un po' come, passatemi il paragone calcistico, Romelu Lukaku della mia Inter, che deve chiudere il risultato, ma insomma in assoluta serenità, perché il vantaggio è molto consistente. Quindi con questo rinvio calcistico, per cui spero Moneta insomma non mi rimprovererà, insomma gli passo la parola per le conclusioni. Grazie. Grazie Celestina, non mi disturbo affatto. Ovviamente vivo a Roma, non ho la sua fede calcistica e mi piacerebbe che dicessero di più Falcao che non Lukaku. Questa è soltanto una mia suggestione. Stamattina io abbiamo avuto rapporto, abbiamo sentito tutti gli interventi di questa mattina, sembra abbastanza semplice da una parte, ma anche complicata da un altro pezzo, perché è semplice perché i colleghi praticamente hanno detto tutto e quindi li fanno diventare più complicata la conclusione. Ma il paese deve prendere una strada di collaborazione, una strada che ci porti a cooperare in maniera vera, in maniera reale, sentita. Questa è un'idea non originale sicuramente e anche largamente condivisibile. La difficoltà è passare dalle idee alla concretezza, alla realizzazione, al raggiungimento dei risultati. Vediamo, perdonate magari un minimo di suggestione, ma come vediamo il GSE? Vediamo che come un soggetto la cui attività alimenta delle radici della sostenibilità diffuse per il paese. Un'attività come una linfa, no? Ma non è una linfa solo del GSE, è una linfa che viene dall'esperienza, dall'esperienza, problema tecnico mio, scusate, dall'esperienza, dalle competenze, ma soprattutto dalla collaborazione di tutto il settore. Se nel 2019, come avete sentito, le parole cittadini, pubblica amministrazione, imprese, attenzione alle fragilità, sinergie istituzionali, hanno avuto un senso, questo lo dobbiamo sicuramente alla partecipazione convinta e all'impegno di tutta la società. Una società che ha rivisto alcuni suoi aspetti e anche ha avuto la capacità di rivedere una parte del proprio ruolo. Ha rinnovato, ha amplificato, ha potenziato il supporto che già in qualche modo offriva. Voglio mettere il punto su che credo sia stato anche dolente per alcuni passaggi, aver istituito una direzione per la promozione dello sviluppo
sostenibile. Questa mozione ha due parole. Da una parte fatto emergere un'attività che già era in atto, ma che anche alcuni settori del GSE giudicavano inappropriata, forse anche inopportuna. Oggi mi sembra che con questo nuovo modo di presentare i risultati questa attività, cioè, ha avuto una sua consacrazione, ma non tanto nel modo, ma anche e soprattutto nelle parole di tutti gli intervenuti esterni al GSE. Ovviamente ha avuto un ruolo anche importante per quanto riguarda gli aspetti operativi, per raggiungere i risultati. Osservare e ascoltare, come avete sentito da molti, quasi da tutti i nostri rappresentanti, è stato un impegno, è stata un'applicazione piuttosto pesante, ma questa attitudine, credo posso affermare che questa attitudine ormai è entrata nel DNA della società, e da qui e su questa attitudine ci stiamo basando per proseguire ulteriormente la nostra azione. Ci sono diverse aspettative nei confronti del GSE, aspettative soprattutto legate anche a questo momento particolare che stiamo vivendo. Possiamo prendere tre impegni iniziali, che sono l'impegno di un maggior radicamento sul territorio, un'attenzione forte all'innovazione, soprattutto digitale, e aumentare, moltiplicare le nostre sinergie istituzionali e non solo istituzionali. Quindi il primo obiettivo, noi crediamo che vogliamo continuare in modo convinto, anche perché mi sembra che questa convinzione viene rafforzata dai risultati, un radicamento territoriale. Una società ben radicata sul territorio viene anche riconosciuta, è un riconoscimento stabile, concreto, reale. E da lì noi dobbiamo partire, dobbiamo diventare un punto di riferimento. Quindi immaginiamo quello che è stato già detto, permettetemi di ripeterlo, che noi siamo una società che gestisce i contributi, li gestisce e li integra, ma li gestisce e li integra con tutte le altre risorse, l'ho sentito anche la collega della Regione Toscana, ma controlla anche che queste risorse vengano spese pubbliche, vengono spese correttamente. E questo in ogni regione, in ogni provincia italiana, indubbiamente, partendo anche dalle caratteristiche proprie, i punti di forza e gli elementi di difficoltà della regione. Noi stiamo chiudendo una convenzione che abbiamo già iniziato da tempo con la regione Lombardia. Stiamo proponendo proprio in questi giorni anche un'integrazione volta a cogliere una finestra di opportunità per investimenti che la Regione Lombardia sta portando alle strutture sanitarie, per integrarli quindi con le nostre, soprattutto efficienza energetica ovviamente e rinnovabili. Il secondo punto, questo possiamo anche dirlo veramente in maniera molto, molto breve, molto sintetica, l'attenzione all'innovazione prevalentemente digitale. Credo che possiamo superarlo parlando del portale di autoconsumo, parlando dell'area clienti, che sono un esempio tipico di questa azione che, come avete sentito, certo non si deve fermare. Pensiamo che adesso dovremmo andare probabilmente a gestire anche il reddito energetico che è stato varato recentemente. E questo lo possiamo fare soltanto investendo anche in innovazione, per semplificare sì il nostro lavoro, rendere servizi anche più efficienti, servizi che possono completare un po' il nostro ruolo. Non siamo soltanto una società che eroga incentivi, siamo una società che fa servizi, come di fatto poi il nome stesso dovrebbe garantire.
Una società che avete sentito insegna ai bambini, parla, coinvolge la pubblica amministrazione, parla con le associazioni, si presenta con le imprese, ovviamente, che si presenta per, a fianco delle imprese per garantire sia la loro competitività che il loro sviluppo. Una società che sta attenta alla crescita occupazionale, che sta attenta a non lasciare indietro nessuno, come mi sembra sia stata forse l'ingegner Vaiani a dirlo, quindi all'inclusione sociale. Il terzo punto è le sinergie istituzionali, abbiamo parlato, io vorrei punterei molto, e qui anche la presenza di Tutta Italia ha un suo significato, alle sinergie con chi eroga servizi sul territorio. I motivi l'avete sentiti, cosa fanno gli aderenti a Utilità Italia, quindi non c'è bisogno di ritornarci. Questi tre impegni devono viaggiare insieme, devono essere un'azione coordinata che permette di far calare nel tessuto italiano un cambiamento culturale e comportamentale. La comunicazione e la formazione devono affiancare questi tre impegni in maniera costante in tutti gli ambiti. Dobbiamo raggiungere tutti i target e li dobbiamo raggiungere con le parole più opportune. Il cittadino, il comportamento dei cittadini non è altro che è un fattore chiave. È un fattore fondamentale per passare dalle idee magari condivise alla realtà. Il GSE è importante, sicuramente, ma da solo non va da nessuna parte, ma credo che questo valga per tutti, non valga soltanto per il GSE. Vorrei anche andare in chiusura pensando un po' a noi, alle istituzioni. Credo che abbiamo la possibilità di riscattare un po' la nostra immagine, spesso non sempre immeritata, una immagine di autoreferenzialità, di semplici burocrati che non favoriscono il potenziale, no? L'espressione del potenziale che hanno, che ha il settore. E questo lo possiamo fare se cerchiamo di fare un lavoro di squadra, quindi finisco il mio intervento come l'abbiamo iniziato, no? Con una squadra di qua. Fare un lavoro di squadra, questo è fondamentale, ma cercare di uscire dal nostro ruolo di semplici tracciatori di limiti. Dobbiamo costruire intorno quello che serve per, attraverso competenze, attraverso l'esperienza, attraverso lo scambio evidentemente di comunicazione e di buoni esempi. Grazie a tutti quelli che sono stati qui con noi oggi, grazie a Celestina, a Giordano, a Federica, a Fabrizio e a Enrico Giovannini. Grazie perché sono riusciti a stare con noi nonostante i loro impegni che sappiamo che in questo momento sono anche più pressanti e difficoltosi. Grazie al Sole 24 Ore che ci ha permesso di valorizzare la nostra presentazione del rapporto. Grazie ai colleghi del GSE, a tutti. Grazie ai colleghi del GSE che hanno presentato, sono resi disponibili a queste presentazioni. Ma soprattutto grazie al mondo dell'energia, che, per il quale noi abbiamo il titolo di lavorare e che credo sia evidente che noi cerchiamo di camminare, di continuare questo cammino a fianco a loro per sviluppare insieme a loro quel modello di sostenibilità che è utile a tutto il Paese. L'appuntamento è al prossimo anno, ma prima di questo vorrei ricordarvi
che noi abbiamo fatto una prima fase di raccolta fondi per la protezione civile attraverso un kilowattora per il paese, ma che adesso parte la seconda fase, parte dall'11 al 17 di maggio, una fase che riguarderà tutte le rinnovabili, tutti gli operatori delle rinnovabili del settore elettrico. Quindi ci aspettiamo che anche simbolicamente questa necessità di collaborare passi attraverso anche queste iniziative. Grazie, grazie a tutti. Buon lavoro e buona collaborazione, perché no? Grazie ingegnere, anche se insomma il calcio ci divide, insomma ci accomuna però l'idea che il ruolo della GSE è sicuramente strategico, lo diventerà via via ancora di più. E sicuramente anche l'idea che non siete dei semplici burocrati. Questa mattina penso che il racconto che abbiamo fatto lo abbia dimostrato, e proprio perché vogliamo sfatare questa leggenda metropolitana abbiamo deciso di chiudere questo appuntamento con le domande, insomma, dei tanti partecipanti che si sono iscritti a questo evento. Abbiamo dovuto fare una selezione necessaria perché insomma altrimenti avremmo avuto bisogno di un altro appuntamento per poter rispondere a tutti. Quindi chiederei a Benedetti, Nanni, Di Giuseppe e Pancaldi di prepararsi, perché sono stati appunto selezionati per fornire risposte ai quesiti espressi da alcuni dei partecipanti. Quindi comincerei con Luca Benedetti, perché abbiamo alcuni dei partecipanti, Felice Vai, Paolo Giannelli, ma insomma anche altri utenti, che si interrogano sugli scenari futuri delle fonti rinnovabili e dell'efficienza energetica, sia alla luce dell'attuale situazione del coronavirus e sia anche per il fatto che comunque rinnovabili e efficienza insomma sembrano procedere senza grandi sbalzi, e chiedono appunto, e quindi rivolgo la domanda a Luca Benedetti, se saranno raggiungibili gli obiettivi al 2030 e quale contributo può dare il GSE. Grazie per la domanda. Mi viene in mente un aforisma che dice che per ogni problema complesso esiste una soluzione semplice che è immancabilmente sbagliata, nel senso che la ricetta per raggiungere gli obiettivi al 2030 è composta ovviamente da molti ingredienti. Personalmente credo che la situazione che stiamo vivendo del coronavirus, diciamo, certo ha introdotto delle variabili assolutamente impreviste, il prezzo dell'energia è crollato, il prezzo del petrolio è andato sotto zero, quindi diciamo sono dei fenomeni che naturalmente incidono nel breve termine, ma nel medio-lungo termine io mi lascerei andare all'ottimismo, non un ottimismo fatalista, ma un ottimismo diciamo basato sui comportamenti da attuare per raggiungere gli obiettivi. Poi è vero sì che nell'ultimo anno le fonti rinnovabili sono cresciute, ma non a quei tassi che sarebbero necessari per raggiungere il 2030. Però ci auguriamo tutti che la capacità di crescere in maniera più accelerata, diciamo, sia sostenuta nel corso del tempo. E a dire il vero, anche nel PNIEC e negli ultimi provvedimenti che sono stati emanati, diciamo, queste basi vengono poste, perché l'ho detto anche nell'intervento, il DMFR comunque sia si pone l'obiettivo di far realizzare circa 8 gigawatt di potenza e 12 terawattore di energia, e tra l'altro nel DMFR sono incentivate diverse fonti, tra cui il fotovoltaico e l'eolico, che sono alcune delle fonti su cui più si punta nel settore elettrico. Vi sono poi altri provvedimenti, le comunità energetiche, l'autoconsumo collettivo, il reddito energetico, quindi mano a mano si sta componendo quel puzzle di misure che servirà per raggiungere gli obiettivi nel settore elettrico. Il settore dell'efficienza energetica probabilmente è quello che pone più interrogativi, perché ovviamente nel breve termine con questi prezzi dell'energia probabilmente non è la priorità più semplice da raggiungere, ma questo lo sapevamo perché anche nel piano nazionale integrato energia e clima è chiaramente individuato il fatto che l'efficienza energetica, in particolar modo l'efficienza energetica del settore civile, quindi degli edifici e dei trasporti, sono gli ambiti più difficili su cui agire, ma c'è, come posso dire, un portafoglio di misure già attuate o allo studio che puntano in maniera decisa ad agire proprio su quei settori. Quindi certamente bisognerà agire sul settore degli edifici e dei trasporti, per cui non sarei pessimista. Sulla seconda parte della domanda, che era relativamente al contributo del GSE, ovviamente ha già risposto l'amministratore delegato e tutti i miei colleghi nel corso dei loro interventi, perché ognuno fornisce una piccola tessera del puzzle del contributo del GSE.
volendo riassumere, spero non in maniera diciamo, troppo semplicistica, immagino che il contributo del GSE possa avvenire su tre direttrici. La prima, che è quella della gestione sempre ottimale, sempre migliore dei servizi che la normativa ci chiama a gestire. Quindi questo vuol dire fare efficienza e fare efficacia, considerando che i numeri aumenteranno sempre di più, che dobbiamo gestire la complessità, saperla semplificare, anche con soluzioni innovative. La seconda direttrice ovviamente è quella delle collaborazioni istituzionali con tutti i soggetti, a partire dai ministeri, che sono quelli con cui poi vengono elaborate alcune delle proposte e quelli che poi decidono naturalmente, quindi una collaborazione ascendente ma paritaria. E il terzo aspetto ovviamente è quello della promozione dello sviluppo sostenibile con azioni concrete, innovative, con sviluppo di nuovi servizi, che poi è stato l'argomento un po' il leitmotiv di tutto quello che è stato detto prima di me. Grazie, grazie Luca Benedetti. E abbiamo poi selezionato due domande per Matteo Nanni, a cui chiederei insomma di prepararsi. La prima domanda ci arriva dall'ingegner Alfredo Raffaele Di Stefano di Telecom Italia, quindi nome, cognome e anche diciamo, posizione lavorativa, e che chiede a Nanni: le grandi realtà di gruppo hanno dispiegato centinaia e migliaia di interventi di efficienza energetica distribuiti sul territorio nazionale, che talvolta mal si coniugano con la specificità degli interventi stessi. Questi ultimi, tipici di settori delle TLC, della ICT, che evidentemente l'ingegnere Di Stefano conosce molto bene lavorando per Telecom, le chiedo se dei tavoli specifici e dinamici sulle verifiche possano consentire il superamento delle rigidità delle richieste formali. E questa è la prima domanda. Leggo anche la seconda domanda, così poi Nanni ha modo di rispondere a tutte e due. La seconda domanda arriva invece da Marco Meneghini e Milena Marchegiani, che chiedono informazioni sulla percentuale degli esiti negativi delle verifiche, in particolare su quelli riguardanti i titoli di efficienza energetica. Nanni. Sì, rispondo all'ingegnere Di Stefano chiaramente dicendo che ovviamente tavoli tecnici o comunque più in generale momenti di confronto in merito alle evidenze comunque desunte delle attività di controllo sono sempre possibili, anche perché questi sono momenti che chiaramente fanno passo nei momenti in cui il soggetto proponente, comunque il CS, un grande o piccolo soggetto, può interagire con il GS. Questi momenti di confronto sono comunque parte integrante dell'attività di controllo stessa, tant'è vero che con l'ingegner Di Stefano e la società che rappresenta, il GSE comunque ha avviato diverse attività di controllo in corso e sono stati innumerevoli e numerosi comunque i momenti di confronto che sono stati svolti, che chiaramente non il GSE non si è mai sottratto alla richiesta appunto di confrontarsi in merito a determinate fattispecie. L'unica cosa è che chiaramente essendo l'attività di controllo regolata da, essendo comunque un procedimento amministrativo, è bene che ogni istanza di chiarimento, istanza di confronto avvenga e pervenga comunque attraverso i canali formali ufficiali dell'azienda. Con riferimento invece alla seconda domanda, sempre con riferimento alle attività di controllo che sono state concluse nel corso del 2019, come dicevo, in ambito impianti a fonti rinnovabili, impianti cogenerativi, la percentuale di esiti conclusi con decadenza dal diritto agli incentivi è molto bassa. Parliamo dell'1% delle attività di controllo concluse in ambito cogenerazione, del 13% sulle verifiche avviate e concluse su impianti fotovoltaici e del 22% su verifiche relative a impianti a fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaica. Sul lato efficienza energetica è un po' diciamo, diversa la situazione, perché la percentuale è un po' più alta, ma è pari al 39% la percentuale delle chiusure con decadenza lato conto termico, ma questa percentuale scenderebbe diciamo, al 13% e quindi in linea con gli altri incentivi controllati se si decurtasse dai controlli e dagli esiti emanati quelli che sono stati avviati a seguito di segnalazioni da parte di procure o vari organi di polizia giudiziaria in merito a criticità ben precise che sono poi state riscontrate compiutamente dall'azione di controllo. In ambito efficienza energetica, quindi certificati bianchi, la percentuale è molto elevata, si parla del 97% di esiti negativi, ma tenga conto che nel 2019 sono stati conclusi in ambito certificati bianchi 5.425 attività di controllo e 5.257, quindi il 97% è relativa a provvedimenti conclusi con esito negativo, ma di questi 5.247 ben 5.249, quindi quasi la totalità, afferiscono a attività di controllo avviate su RVC standard, che sono un filone ben noto agli operatori di settore, poiché è un filone che, come dicevo nella presentazione che ho fatto
poc'anzi rientrato nell'ambito di una e più segnalazioni dettagliate e specifiche da parte di procure e organi di polizia giudiziaria. In questo ambito infatti il GSE ha riscontrato delle criticità e delle difformità molto importanti e determinanti ai fini poi dell'esito negativo e della decadenza del diritto agli incentivi. Per ben il 32% delle attività di controllo concluse con decadenza in ambito certificati bianchi, i soggetti proponenti con i quali ci siamo interfacciati per avviare il procedimento di controllo non hanno risposto per nulla all'attività di controllo, lasciando comunque presagire il fatto che si trattasse comunque di interventi fantasma o comunque non realizzati. C'è un'altra percentuale molto elevata di soggetti destinatari delle azioni di controllo per i quali è stata riscontrata l'assenza di documentazione contrattuale, la cosiddetta liberatoria tra le parti, quindi un documento dal quale poter evincere che il reale destinatario del risparmio, il reale il soggetto, quello che viene chiamato, diciamo, della normativa soggetto titolare, avesse dato mandato al soggetto proponente di richiedere i certificati bianchi. Quindi l'assenza di documentazione contrattuale o l'assenza di documentazione comprovante l'effettiva realizzazione dell'intervento ci hanno fatto comunque desumere che le evidenze e le criticità segnalate da procure e vari organi di polizia avevano comunque motivo di esistere, perché poi l'azione di controllo si è conclusa negativamente. Quindi diciamo questa alta percentuale di decadenza è legata comunque al filone di attività avviate a valle di segnalazioni di organi inquirenti. Grazie, grazie Ingegner Nanni. E la prossima doppietta di domande invece è per Davide Di Giuseppe. La prima domanda arriva da Erika Westmore, spero di aver pronunciato correttamente il cognome, non me ne vorrà Erika se è ancora insomma collegata, speriamo di sì. In che modo il portale Autoconsumo propone di aggiornare i dati necessari alla elaborazione delle simulazioni di autoconsumo, costi materiali e servizi eccetera? La seconda domanda è posta da Mattia Righetti, ma evidentemente altri utenti insomma si erano sintonizzati sullo stesso quesito. E si chiede quali saranno i vantaggi per un consumatore nel partecipare a una comunità energetica rinnovabile e in che modo concretamente il portale Autoconsumo potrà essere d'aiuto. Di Giuseppe. Sì, allora, per quanto riguarda la prima domanda, allora, noi per le attività che diciamo siamo chiamati a svolgere, acquisiamo una serie di dati e informazioni afferenti ai consumi, la produzione degli impianti da fonte rinnovabile e anche, diciamo, ad esempio i costi dei materiali degli impianti, ecco, per fare riferimento alla domanda. E quindi, diciamo, il portale semplicemente mette a disposizione di tutti quanti queste informazioni e periodicamente poi queste verranno aggiornate. E inizialmente immaginiamo con cadenza annuale, ma se dovessimo rilevare degli spostamenti significativi nel corso dell'anno lo faremo anche, diciamo, con una periodicità maggiore. E questo, diciamo, è anche un modo per rendere un pochino più trasparenti quelle che sono molte informazioni che, diciamo, noi elaboriamo e in qualche modo rendiamo poi disponibili alle amministrazioni per quelle che sono le attività che siamo tenuti a svolgere, ad esempio diciamo, acquisire delle informazioni in relazione ai costi degli impianti è qualcosa che è già previsto che noi facciamo, partecipiamo anche a delle documenti, diciamo, in ambito internazionale, ad esempio nell'ambito dei rapporti dell'IRENA, ma servono anche a fornire informazioni al Ministero per fissare quelle che sono i livelli di incentivazione, capire quanto è il costo dell'investimento per capire quale può essere una redditività sugli impianti. Questi li rendiamo disponibili, diciamo, in forma fruibile per tutti i consumatori e non solo, anche in una forma direi flessibile. Quindi sì, noi provvederemo ad aggiornarli periodicamente, ma in realtà molti di questi dati, di questi parametri su cui girano le simulazioni, sono autonomamente modificabili. Quindi ad esempio il costo dell'impianto, il costo dei materiali, per chi riceve un preventivo magari può inserire il proprio costo dell'impianto e quindi fare una simulazione molto personalizzata, quindi c'è un grado di flessibilità che aiuta in questo senso e che permette anche di pensare questo strumento, questo portale, anche come di ausilio agli stessi installatori e fornitori, quindi non soltanto ai consumatori. Ecco, spero, diciamo, di aver risposto alla prima domanda. Riguardo alla seconda, sicuramente più ampia, e provando a sintetizzare qual è il vantaggio per un consumatore nel partecipare a queste nuove forme di autoconsumo,
Allora, sicuramente sarà più facile produrre la propria energia, cioè l'energia da fonte rinnovabile per soddisfare i propri consumi. Ecco perché. Perché intanto sarà meno impegnativo dal punto di vista economico, nel senso che un'iniziativa aggregata ha un costo unitario più basso di un'iniziativa singola. Si fanno economie, diciamo, di scala. Quindi, diciamo, l'accesso quindi sarà più meno oneroso a prodursi la propria energia, sarà ugualmente conveniente. E sarà anche più accessibile la possibilità di produrre la propria energia, perché ad esempio nel caso delle comunità energetiche non è necessario di disporre di spazi privati, ad esempio del proprio tetto, sulla propria abitazione o sul condominio. Sarà appunto la comunità a dotarsi appunto di aree, di spazi su cui andare a produrre la propria energia, che andrà poi condivisa con tutti i membri della comunità. Ovviamente rimane un concetto di prossimità, che è molto, diciamo, legato a quello di comunità, cioè gli impianti e l'area verso cui andranno installati questi impianti dovranno essere in zona limitrofe. Addirittura la normativa prevede, più che altro fa riferimento a un concetto di appartenenza a una medesima porzione della rete pubblica in relazione a dove si produce e dove si consuma l'energia. Poi ancora si massimizzerà l'energia prodotta e autoconsumata, cioè consumata dai membri, perché ci saranno più soggetti che possono consumare la medesima energia, quindi la quota parte di energia immessa in rete e quindi poi data e valorizzata sul mercato elettrico sarà minore, e maggiore sarà invece la quota di energia che si condividerà e quindi si autoconsumerà. Quindi è ancora semplificazione dal punto di vista amministrativo, insomma l'unione un po' fa la forza, quindi ci sarà un soggetto delegato che si dovrà occupare di sbrigare tutti quelli che sono gli adempimenti, diciamo, amministrativi per conto di tutti quanti i soggetti della comunità. Insomma, sicuramente molta più facilità di accesso alla facoltà di potersi produrre la propria energia da fonte rinnovabile, e una convenienza non inferiore all'attuale. E poi aggiungere anche tutti quelli che sono i vantaggi dell'autoconsumo più in generale, del consumatore di accedere a queste forme, che sono il fatto che si limita lo sviluppo degli elettrodotti perché si avvicina alla produzione e al consumo, il fatto che si utilizzano degli spazi già impegnati per altri scopi, si sfrutta meno il territorio e si sviluppa, lo dicevo pure prima, un tipo di economia più partecipata. Ecco, diciamo, questi sono vantaggi un po' per tutta la comunità e anche quindi per gli stessi consumatori. Il portale aiuterà, diciamo, la nascita di queste nuove configurazioni. In che modo? Allora, operativamente, quello che stiamo pensando, rispetto, ora vedremo anche i provvedimenti normativi e regolatori, ma diciamo, nel rispetto di questi prevediamo di potenziare i servizi del portale, dando ad esempio, inserendo delle guide personalizzate molto semplici, molto breve, per soggetti specifici interessati particolarmente da queste nuove forme, per esempio i condomini, ma non solo, ovviamente i consorzi di imprese, quindi diciamo per dare la possibilità di accedere, a avere informazioni e comprendere quale sia appunto il meccanismo che sta sotto a queste nuove forme, in maniera tale che questi soggetti si avvicinino a questa possibilità di prodursi la propria energia. Dopodiché ci sarà anche un servizio per fare delle simulazioni, quindi per capire nel proprio caso specifico, cioè una volta capito in termini generali qual è la convenienza e come si possono realizzare queste forme, qual è la propria, diciamo, convenienza nel proprio caso specifico, e quindi la simulazione del proprio caso per valutare appunto lo sviluppo di una propria iniziativa. E poi ancora praticamente un terzo servizio che servirà proprio a sviluppare queste iniziative, quindi forniremo diciamo, degli elementi di dettaglio per il caso specifico per poter avviare l'iniziativa, quindi capire a chi rivolgersi per partire, quali documenti produrre, e chiaramente rendendo le cose in una maniera molto semplice e molto snella, fino ad arrivare veramente alla realizzazione dell'intervento e quindi alla richiesta degli incentivi al GSE. Grazie Ingegner Di Giuseppe. L'ultima domanda invece è per Stella Pancaldi e arriva dal Luigi Placella, che chiede: sarebbe opportuno sul fronte della pubblica amministrazione sensibilizzarle attraverso strategie pragmatiche in cui si spiegano concretamente i vantaggi di interventi già eseguiti da altre amministrazioni,
che hanno già compiuto l'intervento di efficientamento. Diciamo che più che una domanda è un suggerimento, insomma, quella del signor Placella a te, insomma, Pancaldi. Grazie. In realtà è una considerazione molto molto pertinente, anche noi siamo convinti di questo, e a partire dai colleghi che si occupano appunto di programmazione e regolazione, che si sforzano sempre di inserire appunto nel processo di pianificazione e di regolazione degli elementi per andare in questa direzione. Poi però, come al solito, bisogna calare il tutto sul territorio, cioè su vari livelli. Tant'è che appunto noi abbiamo messo in campo una strategia che si è andata evolvendo nel tempo, perché il primo istinto è stato quello di lavorare sullo storytelling, quindi sulla valorizzazione degli interventi per creare emulazione, tant'è che appunto abbiamo un programma dedicato proprio in particolare ai comuni, ma a tutte le pubbliche amministrazioni, premiamo quelli che fanno gli interventi migliori, raccontiamo gli interventi e li raccontiamo naturalmente alle amministrazioni che stanno su quel territorio, nei territori limitrofi, sperando di stimolare un effetto emulazione. Da lì però diciamo, la cosa che è venuta spontanea è quella di passare all'approccio sui modelli territoriali. Ce lo ricordava l'amministratore delegato prima, insomma, noi facciamo molto leva su coloro che già erogano servizi sul territorio, e la pubblica amministrazione italiana, anche questi soggetti, diciamo, ci aiutano appunto a replicare. Sì? No, no, prego, prego. Prego. Ci aiutano questi soggetti per l'appunto a replicare, a creare dei modelli territoriali che consentano proprio di far questo, cioè di evidenziare, mettere in evidenza i benefici che fare certi interventi producono. Non solo i benefici, ma anche come si fa. E da lì passiamo al terzo elemento di questa strategia, diciamo, legata alla riproduzione, diciamo, alla diffusione di modelli virtuosi, che passa attraverso la formazione. Diceva la collega Vaiani prima, noi abbiamo messo in campo un programma annuale di formazione dedicato ai tecnici della pubblica amministrazione e a tutti i professionisti esterni che lavorano per l'amministrazione. Abbiamo fatto dei primi esperimenti quest'anno e abbiamo visto, per esempio, che se a fare lezione o a cominciare la formazione è qualcuno, un omologo, qualcuno che fa lo stesso mestiere, che ce l'ha già fatta e che racconta come ha fatto, poi diciamo i concetti passano meglio, rimane più impresso e funziona di più. E quindi, diciamo, dall'anno prossimo speriamo, abbiamo cominciato quest'anno con qualche esperimento legato al settore della sanità, speriamo l'anno prossimo invece di rendere questa cosa un elemento strutturale anche di, appunto, del nostro piano di formazione, perché quello che abbiamo imparato appunto è che si impara meglio per amore, molto difficilmente si impara per forza, e quando è qualcuno di cui ti puoi fidare o che appunto vive le tue stesse difficoltà quotidiane, è più facile poi che imparare dall'esperienza e acquisire i modelli che funzionano. In fondo è la stessa scelta che abbiamo fatto anche dedicandoci alla formazione dei ragazzi, sperando appunto che i bambini possano per amore educare i loro genitori, o viceversa, insomma, che i genitori per amore possano imparare dai loro figli. Grazie Pancaldi, le chiedo scusa per l'interruzione, ma avevo, diciamo, uno strano segnale in cuffia. Siamo arrivati alla fine, siamo andati anche un pochino lunghi, ma insomma ne valeva veramente la pena. Quindi, prima di salutarvi, consentitemi di fare dei ringraziamenti personali a Francesco Vetrò e Roberto Moneta, innanzitutto, che hanno offerto al Sole 24 Ore questa straordinaria opportunità. Un ringraziamento a tutti i partecipanti di questo seminario, di questo convegno, agli esperti del GSE, ma anche gli ospiti esterni che abbiamo ascoltato nei contributi video. Un ringraziamento sicuramente voglio farlo all'ufficio stampa del GSE, che è stato super collaborativo in questi giorni di preparazione di un appuntamento che ha rappresentato anche per il Sole 24 Ore un po' un test, insomma, una modalità diversa dai soliti convegni che, insomma, si chiede ai giornalisti di moderare. E infine un ultimo saluto a tutti voi che
So essere numerosissimi, tante le domande, purtroppo abbiamo dovuto fare una selezione rispetto alla lettura, insomma, di poco fa, ma i colleghi del GSE sono impegnati a cercare comunque di rispondere a tutti voi. E sono contenta che la conclusione, l'ultima risposta sia arrivata da Estella Pancaldi, perché vi vorrei salutare proprio con una suggestione. Lei mi fornisce un utile assist, perché se c'è un numero al quale, passatemi un po' il termine, mi sono affezionata, no, in questi giorni di preparazione di questo appuntamento, sono i 7.250 studenti dalla seconda elementare in su che sono stati formati nel 2019 dal gestore dei servizi energetici. Perché se c'è un messaggio con cui vi voglio congedare è questo: che sicuramente è importante il lavoro che il GSE sta facendo, che stanno facendo sul territorio le imprese, la pubblica amministrazione, che fanno ogni giorno i cittadini, ma credo che la sfida della decarbonizzazione, della transizione energetica si possa vincere con maggiore determinazione se saranno le future generazioni a portare avanti questo impegno. Le loro gambe, come diceva Cristina Vaiani insomma poco fa, sono le gambe che servono a tutti noi, sono gambe solide e su quelle gambe dobbiamo puntare se vogliamo traguardare gli obiettivi che ci vengono chiesti sia dal Piano Nazionale Integrato Energia Clima, ma ci vengono anche chiesti dall'Europa. Quindi vi ringrazio ancora tutti per l'attenzione e speriamo di avervi fornito spunti interessanti e riflessioni utili insomma, per la vostra attività. Grazie a tutti e buon proseguimento.